ovviamente le centrali nucleari non le vogliamo più, centrali elettriche, carbone non le vogliamo più, le centrali a gas non le vogliamo più, e quindi praticamente andremo tutti quanti in bicicletta. Ci spieghi un attimo cos'è questa raccolta, in cosa consiste allora, questa raccolta firme? Noi siamo del comitato lavoratori di Porto Tolle. Se puoi parlare un po' più forte perché c'è il rumore del traffico. Siamo del comitato lavoratori di Porto Tolle e siamo qui per chiedere consensi alla popolazione nel merito della centrale Polesine Camerini, dell'apertura della centrale Polesine. E siamo qui e abbiamo fatto una raccolta firme, adesso stiamo raccogliendo la faccia delle persone in maniera tale da creare un grande cartellone e utilizzare queste immagini per spingere l'apertura di questi lavori. Perché vogliono bloccare la centrale? Perché dicono che il carbone inquina, giusto? Esattamente, esattamente. E dicono che il carbone inquina e giustamente il carbone inquina, sono convinto, però se viene fatto un lavoro in maniera tale con sistema di filtraggio, stoccaggio della CO2, si arriva a un'emissione di CO2 a livello minimi. Ovviamente non viene fuori aria pulita perché non è che si fanno le magie, però questo, se vuole parlare quanti con il tecnico... Quanti sono i posti di lavoro a rischio? Posti di lavoro a rischio sono attorno al centinaio, 500, dai 100 ai 500 persone. I posti che verrebbero a crearsi sono 5.000 posti fissi come minimo, più tutta l'apertura dei lavori, la costruzione e l'indotto che c'è. Anche solo quello che viene a mettersi a vendere panini fuori dalla centrale è un lavoro anche quello. Ho capito. Va bene, ti ringrazio, grazie. A lei. Ciao.